Ciao ragazzi, oggi inizieremo il restauro conservativo della mia Alfa GT Junior del 1973. Dopo una prima prova su strada abbiamo riscontrato una vibrazione proveniente dall'albero di trasmissione, quindi ripareremo l'albero, lo smonteremo, controlleremo che le crociere siano sane, qualora non dovessero essere sane lo manderemo a rettifica per la bilanciatura. Ripareremo la classica perdita d'olio dalla scatola sterzo. Non è tutto, purtroppo è andata anche la seconda, soprattutto in scalata, e anche la terza marcia. Quindi dovremo mettere mano anche al cambio. Lo apriremo e controlleremo lo stato e l'usura dei sincronizzatori. Il vano motore è molto sporco e disordinato, direi sia elettronicamente che non è stato rimontato nel migliore dei modi. Quindi facciamo prima tirare fuori il motore e poi provvederemo a fare tutte le riparazioni. La macchina sotto sembra presentarsi in buone condizioni, anche se sicuramente c'è qualche sorpresa. Ad esempio, abbiamo una perdita d'olio dal cambio che dobbiamo già smontare e ovviamente dal sottocoppa, come tutte le Alfa Romeo. La vernice antirombo non è mai un buon segno, infatti c'è sempre la sorpresa. I fondi sono marci. Fortunatamente il telaio della macchina, i longheroni e lo chassis e tutte le altre parti si presentano in più che buone condizioni. Non c'è traccia di ruggine, non c'è traccia di fori. Anche dietro, come possiamo vedere, i longheroni, tutta la parte che supporta il telaio, a parte che è verniciata normalmente senza l'antirombo, ma soprattutto è sana. Abbiamo una pinza frenata, quindi smonteremo anche tutte e quattro le pinze. Le revisioneremo e le faremo zincare gialle, come in origine. Iniziamo smontando l'albero. Cilindretto frizione, massa. E scolleghiamo il tutto. Abbiamo smontato tutta la parte relativa al cambio, nello specifico il cilindretto che spinge la frizione, l'acceleratore, lo scarico del motore, abbiamo scollegato anche l'interruttore. L'albero di trasmissione è stato rimosso, la massa, e adesso andremo a togliere il leveraggio nell'abitacolo. Ovviamente prima di smontare il motore e cambio va rimosso l'olio del cambio e l'olio motore. Adesso rimuoveremo i manicotti dell'acqua, questi qua, tubi benzina, cavo acceleratore, riscaldamento, ho già tolto la batteria e scollegheremo l'alternatore. Questo filo va direttamente al motorino d'avviamento, quindi lo passeremo sopra e non ci sarà bisogno di toglierlo. E infine togliamo il radiatore. Poi siamo pronti a sfilare il motore. Pronti?
pronti per l'estrazione. Adesso provvederemo a pulire tutto il vano motore, a riportarlo a nuovo, ma non lo verniceremo per il semplice fatto che è il colore originale e quindi ci tengo a mantenerlo tale. Lo sistemeremo al meglio che si può. Con il ricovero dell'auto in garage finisce il nostro primo video, o meglio la prima parte del nostro video. Iscrivetevi al canale YouTube e seguitemi su Facebook.